Il cantante dei Maneskin fa arrabbiare i fan, la provocazione di Damiano. Damiano David, il cantante dei Maneskin fa arrabbiare i fan, tatuaggio provocatorio o solo esuberanza? I Maneskin sono sicuramente tra i concorrenti di X Factor 11 ad avere avuto più successo dopo la fine del programma. La loro giovane età e il loro talento hanno spianato la strada ai componenti della band che, con il loro atteggiamento sfacciato e irriverente, hanno fin da subito conquistato il pubblico da casa. Ad essere finito al centro delle polemiche oggi, tuttavia, è stato proprio il frontman del gruppo, Damiano David, dopo aver postato sui social un'immagine molto discussa. Si tratta della foto dell'ultimo tatuaggio fatto da Damiano che, a quanto pare, non è piaciuto a molti. Il tatuaggio che i followers di Damiano non avrebbero particolarmente gradito ritrae, nello specifico, lui stesso nei panni di Gesù Cristo. Damiano David, il tatuaggio della discordia del cantante dei Maneskin. Jesus Jesus ha scritto Damiano in una storia postata su Instagram dove mostrava il suo tattoo. Un accostamento forse un po' azzardato, poco apprezzato da molti. E da questi attacchi il cantante dei Maneskin come si è difeso? Non sono solito rispondere alle critiche ma oggi è d'obbligo, ha scritto l'ex concorrente di X Factor. Voglio solo specificare che il mio messaggio non intende offendere né tanto meno mancare di rispetto a nessuno. Non sento di dovere spiegazioni, ha aggiunto poi nel suo messaggio. Se vorrete sapere qualcosa basterà rivolgersi con educazione, come ho sempre fatto io con tutti voi. Più libertà per tutti amici miei, vi amo sempre. Tutti pazzi per i Maneskin, il successo della band dopo X Factor. Nonostante in molti dessero per scontata la vittoria dei Maneskin a X Factor, a vincere l'11ª edizione del Talent di Sky è stato Lorenzo Licitra. La band di Manuel Agnelli, tuttavia, adesso sta avendo lo stesso tantissimo successo. Molti fan che li apprezzano e li sostengono, infatti, dopo la polemica scoppiata sui social, a fronte dei tanti commenti di disapprovazione ricevuti, altrettanto numerosi sono stati quelli nei quali le persone prendevano le difese di Damiano. Non a caso, i biglietti del tour che partirà nel 2018 sono andati sold out nel giro di poche ore.